Allora, già ingenata. Caro Pierpaolo, dici, adesso passiamo a un altro spezzone. Come hai trovato questo link per entrare nella sala? Come vi ho conosciuto? Sì, come ci hai conosciuto? Io ho conosciuto la signora Manini su Dai! Facebook. Questo è uno dei Ah, su tuoi. Esatto, dei tuoi contatti su Sì. Facebook. Bene, bene, Siamo bene. fatti delle piccole chat e allora vedo che lei, oltre che c'ha il canale YouTube in cui fa delle Ah. letture sui dei santi, no? Sì, Qualche volta ne ho visto quindi qualcuno. tramite Facebook hai trovato il link Sì, sul proprio sito. perfetto. Sono entrato su Facebook. Benvenuto. Quindi funziona, cioè clicchi Funzionare sopra e funziona. entri direttamente, no? Sì, è facile, basta cliccare, Ah, bene. seguire un po' le varie operazioni, ma non c'è niente di difficile. Bene, bene. Dimmi, hai delle domande da fare? Degli argomenti da proporre? Argomenti, no, non so neanche l'argomento vostro di discussione. L'argomento, allora, noi di solito parliamo di conoscenza, di cultura vedica, conoscenza vedica, che è la conoscenza dei Veda. La parola vedica è un aggettivo che deriva dal nome Veda, che significa conoscenza. È un termine sanscrito, quindi si riferisce all'antica conoscenza dell'India. Benissimo, Lo so, sto cercando di no, capire cosa già questo lo sai. so, i Veda, qualcosa ho letto, Cosa hai letto, così per farci un'idea? ho letto qualche libro di Prabhupada, no? Ok. La reincarnazione, la scienza della realizzazione spirituale, qualche libro, Quello è buono. la Ok, vabbè, sono tutti buoni, ricerca del comunque. sé, adesso non mi Sì, ricordo più. ma Comunque, quello spiega bene quello della. esatto. Cioè, hai letto questi libri un po' introduttivi? No, non hai magari letto la Bhagavad Gita? Bhagavad Gita ce l'ho quella sempre della serie degli Hare Krishna, la Bhagavad Gita così com'è. Non l'ho letta tutta, ho letto qualcosa. Conosco la battaglia di Arjuna. Non stiamo facendo l'esame scolastico, cioè, giusto Poi per c'è capire come possiamo proseguire nel discorso. Va bene, lo bene, stream Bhagavatam, vedo su internet che c'è. Srimad Bhagavatam. Ok. Come Ottimo. sei venuto a contatto con i devoti di Krishna? No, Krishna c'era con Giorgio Cerquetti che abita da Ah, con Giorgio Giorgio Cerquetti. Cerquetti che Giorgio fa le Cerquetti conferenze, comunque. abita qui dalle mie parti lui. Funziona, Ah, funziona. c'è qualche libro pure di lui. Praticamente l'insegnamento è tipo questo. Lui e Parama Devi hanno collaborato un periodo. Ah. L'importante non è tanto chi, ma che cosa, nel senso che stiamo cercando di capire quali informazioni, quali conoscenze, quali realizzazioni hai in tasca, per dire, no? Hai realizzato, hai ottenuto, in modo che così possiamo Ma fare delle a me mi valutazioni. piace come forma di pensiero del Prabhupada, come concetto quasi di società, come vede l'uomo, i desideri, le problematiche che uno ha nella vita umana, come risposta, come pratica spirituale, non saprei se funziona questo canto ripetuto sempre del mantra. Ogni religione c'ha il suo mantra, loro c'hanno Hare Krishna, noi il Mahamantra. Ecco, il mio interesse è legato un po' al punto di vista
filosofico, filosofico sociale, sociologico. Sociologico. No, no, è interessante anche perché sono, diciamo così, da anni sostengo e dico apertamente anche in pubblico che l'unico sistema sociale e ideologico che può veramente funzionare nel modo, diciamo così, soddisfacente, nel modo migliore possibile è il sistema vendita. Ora ci sono molte concezioni errate che circolano a proposito del sistema sociale, culturale, vendico. E purtroppo molte di queste sono anche fatte circolare da persone all'interno del movimento Hare Krishna perché non sono veramente ben informate. Quindi quello che io faccio è una ricerca e una popolarizzazione, se così si può dire, della forma originaria. Lei è una devota Hare Krishna, mi scusi. Te sei devota Hare Krishna? Non esattamente. Scusa, per Paolo una cosa. Che hai l'altoparlante molto alto nella stanza? No, io ho il telefonino. No, no, va bene. Si sente tutto un rimbombo. Non so se lo sentite. Non so se ho qualcosa che ho cliccato male, può essere quella. No. Allora, vediamo di fare una, diciamo così, un minimo di spiegazione facile riguardo alla mia posizione personale. Allora, io come appunto a volte ho spiegato, non faccio parte di nessun gruppo istituzionale. Io considero Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada come uno dei miei guru, come una persona molto valida che ha dato un contributo enorme alla società umana, soprattutto dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista culturale e sociale. Purtroppo che cosa succede? Che dopo che Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, scomparso, la situazione nel movimento Hare Krishna è andata, come dire, precipitando o scivolando verso situazioni, diciamo così, un po' di degrado, che non siamo interessati, diciamo così, ad affrontare specificamente. Il punto è che Prabhupada parlava, quando ha fondato la ISKCON, cioè International Society for Krishna Consciousness, in italiano Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada non aveva in mente di fondare una nuova religione. Lui parlava della conoscenza vedica, parlava della Bhagavad Gita, parlava. Poi ovviamente la gente in generale ha, come dire, ha sviluppato una definizione del lavoro di Prabhupada, della ISKCON, come movimento Hare Krishna. Movimento Hare Krishna. Ora, il movimento Hare Krishna tecnicamente, se vogliamo andare a fondo, tecnicamente non è iniziato con Bhaktivedanta Swami Prabhupada. È iniziato molto prima. In particolare, non so se tu hai sentito parlare di Krishna Chaitanya, che era, ok, benissimo. In India è iniziato prima, in Occidente bravo, la prima. Bravo, bravo, esatto, in India è iniziato prima. In Occidente, ovviamente, come si può immaginare, la maggior parte della gente non ha mai sentito parlare di Krishna finché
è arrivato Bhaktivedanta Swami Prabhupada negli Stati Uniti a parlare di Krishna. Non tutti però, perché Krishna lo conoscevano molti occidentali, specialmente nella accademia convenzionale, perché la Bhagavad Gita è sempre stata uno dei testi più famosi dell'induismo. Praticamente, tanto per darci un'idea, in India, quando uno va, diciamo così, ottiene una posizione governativa, quando, oppure quando va in tribunale a fare una deposizione, lo fanno giurare sulla Bhagavad Gita se è induista, così come cioè, negli Stati Uniti per esempio fanno giurare i cristiani sulla Bibbia. Quindi in un certo senso potremmo dire che la Bhagavad Gita è l'equivalente induista della Bibbia cristiana. Quindi, e ovviamente la Bhagavad Gita è Krishna che parla ad Arjuna. Quindi Krishna lo sapeva più o meno, perlomeno nei circoli accademici ne avevano sentito parlare. Però ovviamente ne avevano sentito parlare in modo teorico, in modo accademico. Quindi devoti di Krishna in Occidente non ce ne sono stati finché non è arrivato Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Occidente, specificamente negli Stati Uniti. E per questo, diciamo così, contributo enorme al genere umano, Prabhupada dovrebbe essere sempre ricordato in modo molto, molto rispettoso e affettuoso, perché effettivamente è stato un punto di svolta enorme. Però, ovviamente, come Bhaktivedanta Swami stesso diceva molto spesso, bisogna considerare tempo, luogo, circostanza, persona. Quindi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada deve essere considerato nel suo contesto, che è in particolare quello statunitense degli anni 60, 1960. Quindi se noi dimentichiamo questo contesto, cioè non solo lo statunitense degli anni 60, ma anche quello della sua formazione personale in India, Calcutta, che Bhaktivedanta Swami, nato a Paicharande, era un Bhadraloka, un gentiluomo di Calcutta, sotto il periodo coloniale britannico, che è stato mandato a studiare al liceo dei padri scozzesi, no? Praticamente Scottish College, praticamente erano predicatori, missionari, protestanti. Lo scozzese doveva essere cattolico, non lo so se erano protestanti o cattolici, o erano cristiani proprio fino alle orecchie. Quindi, tra le influenze della società Bengali, tra le influenze dello Scottish College, tra le influenze degli hippie e delle persone, diciamo così, del popolo, tra il popolo statunitense degli anni 60, noi abbiamo il quadro, il contesto, la cornice in cui Bhaktivedanta Swami ha presentato, ha svolto la sua missione. Questo non toglie assolutamente niente al suo valore, al suo lavoro, anzi ci permette di apprezzarlo ulteriormente, apprezzarlo veramente in modo profondo. È stato un gigante, credo. È stato un gigante, ha portato sì, in sì, tutto il mondo. Cioè, il lavoro che ha fatto Bhaktivedanta Swami è, come dire, sconvolgente sotto un certo senso, perché ha veramente sconvolto la cultura mondiale, non solo in Occidente ma anche in India, perché in India fino a quel momento lì la gente di Krishna non ne fregava niente. In India, signori, in India tutti pensavano che l'induismo fosse una cosa vecchia, superstizione, eccetera eccetera, per cui erano tutti fissati che erano un paese del terzo mondo in via di sviluppo, per cui volevano diventare l'Occidente.
ancora parecchi, cioè c'è ancora parecchio questo problema, però da quando Bhaktivedanta Swami è andato dagli Stati Uniti in Occidente ed è tornato dall'Occidente con un folto gruppo di elefanti bianchi, cioè lui chiamava i suoi discepoli occidentali, chiamava gli elefanti bianchi, perché erano un'attrazione incredibile per gli indianetti. Cioè, vedevano sti stangoni bianchi, da volte proprio super bianchi, no? Vestiti di tutto punto, da Vaishnava, continua, la Sikha, eccetera, eccetera, rimanevano gli indianesi, no? Perché per Scusate. loro gli occidentali disprezzavano l'induismo, secondo quello che era stato detto loro, dai missionari, tipo dello Scottish College, no? Per cui questo lavoro, diciamo così, questo successo straordinario di Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Occidente ha acceso il rinascimento induista in India. E quello che noi stiamo vedendo negli ultimi 20-30 anni, di rinascimento, di presa di coscienza dell'induismo in India, è dovuta semplicemente al lavoro di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lui non l'avesse portato in India, i suoi discepoli occidentali erano ancora lì, gli indianetti, gli induisti erano ancora lì a menarsi sulle caste. Che, da sottolineare, che il sistema delle caste non è assolutamente il sistema vedico, né il sistema induista originale, quindi anche lì bisognerebbe fare tutto un grosso discorso. Quindi la situazione che Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha creato fondando l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna è stata una grossa rivoluzione nel genere umano. Però non siamo più nel 1970. Cioè, come si diceva, ai tempi Prabhupada ha fatto una presentazione specifica, come dire, disegnata apposta per persone che non avevano mai sentito parlare di Krishna. Oggi ci sono, come dicevo, ci sono molto, praticamente quasi tutti hanno sentito parlare molto di Krishna, ma purtroppo molto in modo sbagliato, in modo errato, in modo fuorviante. Quindi il lavoro che c'è da fare oggi non è tanto di dire alla gente: oh, guardate, c'è Krishna, 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 Hare Hare. Va bene, quello va sempre bene. Però bisogna dirgli, bisogna fargli capire come possono scoprire chi è veramente Krishna, chi è veramente Krishna Chaitanya, chi è veramente Vishnu, eccetera, eccetera. Perché l'idea che la gente si è fatta di Vaishnava, ohimè, è un'idea, diciamo così, non molto lusinghiera. Ed è esattamente la stessa situazione che si era presentata con il Paramguru di Bhaktivedanta Swami, che era Bhaktivinoda. Bhaktivinoda era nel 1800 circa, metà del 1800, e si è ritrovato a dover fare conti con un movimento del Sankirtana, tipico di Vaishnava, che era molto degradato. Per cui ha fondato, ha creato la Gaudiya Math per dare un po' più di dignità alla tradizione di Krishna Chaitanya, che era finita abbastanza nello scarico, nel tubi di scarico. E anche lì però Bhaktivinoda parlava nella metà del 1800, quindi era un grosso collaborazionista britannico, con l'impero britannico. Era molto timoroso di non includere Gesù, Maometto, Confucio, Mosè, eccetera, eccetera. Ma
del resto non era mica l'unico, perché stiamo a vedere, per esempio, Yogananda andava in giro col crocifisso al collo. Voglio dire, lui dice, però, Yogananda, ma sì, eh sì, sulle foto Yogananda non crocifisso al collo. Vivekananda, un altro dei grandi ambasciatori dell'induismo, dell'India e in Occidente, scriveva che i suoi due libri preferiti erano La Bhagavad Gita e L'imitazione di Cristo. Cioè, cosa c'entra l'imitazione di Cristo? Addirittura è venuto fuori a dire che se lui avesse avuto la possibilità di incontrare Gesù Cristo, avrebbe lavato i piedi di Gesù Cristo col suo sangue. Ok. Cioè, cioè, questa era l'Anda, l'Andasso. La Ramakrishna Mat, ancora adesso fanno il presepio a Natale, voglio dire. Cosa c'entra? No? Non c'entra un granché. Per cui questo era il contesto. Oggi come oggi, io non so cosa pensi tu delle ideologie abramiche, ma non è che c'è molta gente che è interessata. Molta gente è evoluta, diciamo, che è interessata a seguirle, a sostenerle, a diffonderle. Perché non è le ideologie abramiche, non sono dharmiche. Ci siamo. Non sono dharmiche. Sono... Io ti sento sempre bene, purtroppo non riesco a sentire sempre bene. Guarda, vabbè, si fa quel che si può, ragazzi. Io il mio microfono ce la fa al massimo, che non ce la fa. Più di così non ce la fa. No, è che è un po' disturbato, purtroppo. Ah, può darsi che sia un problema di collegamento, ma anche lì non è che non sia per chiudere che. Comunque, vabbè, facciamo quello che si può fare. Poi eventualmente riprenderemo i punti che sono stati poco chiari, quindi per ritornare alla domanda iniziale, io ho partecipato al movimento Hare Krishna specificamente dal 78 all'86, diciamo 84-86, perché dall'84 all'86 mi sono uscita, ci ho messo 2 anni per uscire. E dall'84 in poi ho cominciato a viaggiare per l'India. E ho vissuto in India in modo, diciamo così, residenziale dal 94 al 2019, che sono 25 anni. E durante i miei viaggi in India, la mia permanenza, la mia residenza in India, Io ho fatto molta ricerca, ho fatto molti viaggi, ho parlato con molte persone, ho conosciuto molte persone, ho studiato, ho visitato moltissimi templi e luoghi sacri, compresi molti templi in cui gli occidentali di solito non sono ammessi. Ho conosciuto moltissime persone, moltissimi grandi personaggi della religiosità, della spiritualità indiana, e anche quando è cominciato ad arrivare l'internet in India, ho cominciato a relazionarmi con gruppi di discussione induista, eccetera, e sono, diciamo così, ho stabilito dei contatti di comunicazione e collaborazione anche effettiva con gli induisti ortodossi. Allora, cosa vuol dire ortodosso? Purtroppo c'è un problema semantico per cui si sovrappone il significato abramico dei termini a quello che in realtà era il significato originario. Per esempio, questo succede con un sacco di parole, perché le culture abramiche sono state veramente, sono tuttora un grande, diciamo così, una grande influenza sulla cultura mondiale. Quindi
Per esempio, la parola ortodosso, in realtà, la sua accezione originaria dal greco, significa che segue correttamente. Ortodossa, no? Orto vuol dire corretto, come ortodonzia, ortopedia, cioè corretto, no? Quindi l'ortodossia dovrebbe essere quella che segue correttamente la tradizione originaria, le scritture originarie, eccetera. No. Questo, diciamo così, quello che viene chiamato ortodosso riguardo all'induismo non è ortodosso per un fischio. Ma questa, diciamo così, questa deviazione di significato, deviazione semantica, è successa anche, per esempio, con altre due parole di origine greca, che sicuramente conosci. Uno è idolo e l'altro è demone. Allora, la parola idolo deriva dal greco eidoleion, che vuol dire immagine. Tu hai fatto un riferimento su Yogananda, no? Sì, dimmi. Yogananda ha fatto un sincretismo tra induismo, cattolicesimo. Non è che ha fatto un sincretismo, ha rimpacchettato l'induismo in una forma che poteva essere accettabile agli inglesi, agli occidentali, all'Accademia occidentale, e l'ha fatto diventare un mezzo cristianesimo. Sì, ma mica è stato l'unico, Yogananda. Come dicevo prima, Ramakrishna Mission, cioè Ramakrishna Math, usa definizioni come abate, monaco, monastero, cioè fanno il presepe, festeggiano il Natale, cioè addirittura io ho trovato, quando andavo su Facebook, anni e anni fa, ho trovato una bellissima immagine di un sadhu indiano. Che sai che i sadhu fanno tutti i tilak, no? Ce l'ho tutte le persone. Questo qua si è fatto come tilak un albero di Natale, no? Proprio un albero di Natale. E qui sopra si è scritto Buon Natale, Merry Christmas in Devanagari, che sembra sanscrito. Ragazzi, questa è la situazione in India, ragazzi. Non è la versione originaria della cultura indiana vedica, non è l'alberello di Natale, ma l'alberello bellino, caruccio, ma cioè, quando mai l'albero di Natale è diventato un simbolo sacro vedico induista? Quindi il fatto che Yogananda, come anche molti altri, guarda che tu parli di Yogananda, addirittura tu, non so se hai sentito parlare del Brahmo Samaj. Com'è? Brahmo Samaj, no. E li chiamano neo-vedantisti, ma non hanno niente a che vedere col Vedanta, ma proprio niente. Ma zero, sotto zero. L'Arya Samaj. L'Arya Samaj erano così incattiviti contro l'induismo e sono considerati ancora dal governo indiano una delle pochissime organizzazioni che ha l'autorità ufficiale governativa di convertire la gente all'induismo, quindi di fare dei certificati per dire questa persona è induista. L'Arya Samaj. L'Arya Samaj erano così incattiviti contro l'induismo che addirittura erano completamente contro l'idolatria e addirittura andavano a fare i bisogni nei templi e sulle divinità per far vedere che loro disprezzavano l'idolatria. Non so se mi spiego. Cioè, mi spiego. Spero di essermi spiegata. Ovviamente, da quando il cristianesimo si è afflosciato a livello globale, hanno fatto un po' di marcia indietro. Per cui adesso riconoscono, non ancora il Purana, perché per loro il Purana sono spazzatura. Però la Bhagavad Gita, va bene, gliela lasciamo, va bene, può andare.
ma fino a 20 anni fa peste e corna contro la Bhagavad Gita, peste e corna contro allora, i templi, peste e corna contro la Bhakti, peste e corna contro tutto, perché loro erano duri e puri soltanto le Veda Sanghita, che erano accettabili dall'indologia coloniale. Chiamarli vigliacchi è poco, secondo me. Io sono un tipo un po' combattivo, forse qualcuno se ne è accorto. Ah, però voglio dire, questi qua veramente, dai, cioè, no. Il punto è che purtroppo l'India si è cuccata circa 200-300 anni, 200, di dominazione britannica. Prima della dominazione britannica c'è avuto la dominazione islamica, che non è che fosse molto meglio, e dopo la dominazione britannica sono arrivati i comunisti, i sovietici, i marxisti, che i marxisti non è che fossero così possibilisti riguardo all'induismo, Per cui noi dobbiamo capire che l'India sta uscendo adesso, sta cercando di uscire, aggrappandosi con le unghie, da un pozzo tremendo in cui li hanno tritati dal punto di vista culturale. No? Però se noi andiamo a scavare, troviamo un tesoro inestimabile. Non solo dal punto di vista dello yoga, della bhakti, del tantra, come ha portato avanti Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lui la chiamava bhakti e basta, ma va bene, cioè, bhakti senza yoga, bhakti yoga, lo chiamava bhakti yoga. Però diciamo che è collegato anche al tantra originario Vaishnava, al tantra Vaishnava, quindi arriva Pancharatra, quindi non solo dal punto di vista del Bhakti Yoga, ma anche dal punto di vista delle scritture, della filosofia proprio vedica, della società vedica, del sistema vedico, della psicologia vedica, dell'economia vedica. No? Perciò noi andiamo a vedere in origine, l'origine è super solida e fortunatamente ci sono molte persone che ce l'hanno ancora abbastanza chiara. Fortunatamente. Io mi identifico con queste persone. Se divulghi la tua domanda, se sono un Hare Krishna. No, io sono un induista ortodosso. riconosciuta dal Deula Purohita della Jagannath Mandir, di Shri Mandir di Puri, riconosciuta dalle organizzazioni induiste nazionaliste tipo RSS, eccetera, eccetera, Hindu Education Foundation. Qui io se vogliamo mettermi un'etichetta sulla fronte, preferisco quella. Che poi ovviamente, io questo non significa che non incoraggio la gente a cantare Hare Krishna. O che non incoraggio la gente a leggere la Bhagavad Gita, a studiare la Bhagavad Gita, ups, a essere, un attimo di panico, è meglio questo, se è andata, ok, è andata via la corrente, no, come dire, a concentrarsi sulla coscienza di Krishna. Assolutamente, io ho un rispetto enorme, anzi una vera e propria adorazione per Krishna Chaitanya, che considero un personaggio molto più valido di quanto venga presentato dai suoi cosiddetti rappresentanti. Per cui, per rispondere così, ho fatto una, come dire, una lunga elaborazione sull'argomento, spero che sia chiara. Cioè, io non è che rinnego il, diciamo così, rigetto la coscienza di Krishna, assolutamente no. Io vado a scavare sulle sue radici autentiche, le sue sorgenti
più originarie. Vado a monte, vado alle sorgenti del Gange, piuttosto che alla foce dove siamo adesso. Va bene, dicevi qualcosa, scusa, ti ho interrotto. Prego? Stavi dicendo qualcosa, no? Ok, va bene. Ma dopo nelle vostre trasmissioni come che cosa fate? Allora, magari domani mi metterà qualche volta metterà il link al mio sito internet, quello vecchio e prossimamente quello nuovo su cui stiamo lavorando. Il nostro caro Cetania Vaduta ci sta picchiando dentro tra un albero di olive e l'altro. Per cui signora Manini, come te, devota, no, devota ortodossa uguale anche lei? Manini si sta, come dire, non ti, ecco, sentiamo. No, avevo spento il microfono. Sì, sì, preferisco, perché almeno non fa il rumore. No, io sono devota di Krishna, sì. Degli Hare Krishna, quelli che dici tu. Ah, gli Hare Krishna, ah, quelli sì, proprio classici. Sì, però io sono una persona. Quelli che vengono dei forse non mi sentite, aspetta un attimo. No, ti sentiamo. Solo che però, siccome come devota Hare Krishna, io sono sempre stata dell'idea che sono una studentessa, quindi non mi sento una devota nel senso di realizzata, no, completamente, come tante persone che praticano il Bhakti Yoga nel movimento Hare Krishna pensano di essere. Io non sto in quella posizione là, ma sto nella posizione della studente. Quindi, siccome hai visto anche il canale, cioè cerco di crescere sempre di più attraverso lo studio, e questo studio mi ha portato a conoscere anche Paramahansa Devi, che appunto io considero una voce molto autorevole, e quindi sto qui per questo motivo. Quindi questo è, sì, perché attraverso questa, cioè la figura di Paramahansa Devi, io sto ampliando, no, la mia visione riguardo a quella che è la coscienza di Krishna, che io sento come mio scopo primario nella mia vita. Sento una devota di Krishna. Però comunque io aggiungerei una cosa, Mani, che anche la coscienza di Krishna, il movimento Hare Krishna, in origine fa parte dell'induismo ortodosso. Sì, sì. Per cui non è che è una categoria diversa. No, assolutamente. Esatto. No, però siccome la mia formazione è quella, cioè nel senso che io sono cresciuta con gli insegnamenti di questi guru che appartengono alla linea, no, precedente e successiva di Srila di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quindi chiaramente io mi sento che sono stata formata, no, all'interno di quella scuola lì. Però ovviamente, come tu mi insegni, no, si può andare molto oltre, nel senso che bisogna capire poi queste fonti, no, a cui loro fanno riferimento, se poi siano state interpretate veramente in maniera ortodossa. Allora, siccome, esatto, quindi corretta, quindi ortodossa nel senso di corretta, e insieme a te io sto cercando di capire molto di più, anche perché tante cose a me non mi stavano bene. Quindi io sì, sono una come insegna, diciamo così, la conoscenza medica, anche Prabhupada dice, il dubbio è una funzione dell'intelligenza. Sì. No?
No, ma poi a parte il dubbio, proprio certe cose non mi stavano bene all'interno del movimento, certi comportamenti, soprattutto riguardo alle donne. Quindi, siccome io sto in un corpo di donna, ho sentito, diciamo, una discriminazione molto forte e attraverso Paramacarumana Devi sto scoprendo che i miei, diciamo, tra virgolette, dubbi erano comunque non così erano campati giustificati, d'aria, avevano erano una giustificati, sostanza. esatto. Ma questo non significa che uno deve semplicemente essere in disaccordo perché una cosa lo colpisce personalmente, perché per esempio io non sono mai stata una bambina della gurukula, eppure sinceramente quello che è successo nelle gurukule degli Hare Krishna mi fa girare le eliche a notevole velocità, per cui non è una questione mia personale, è una questione di karma, è una questione di quello che è giusto, di quello che è Però attraverso secondo. l'emozione che io ho provato, perché anche l'emozione è importante, che nella conoscenza, Infatti, nella questa è la tua filosofia, cioè motivazione, l'emozione giustamente. individuale ha un valore, non è una cosa da mettere da parte, Teorica, non è perché altrimenti teorica. diventa solamente conoscenza astratta che non ha poi un'applicazione. Allora io, siccome questa cultura l'ho applicata nella mia vita, ho vissuto anche nei templi, sono stata parecchie volte in India, cioè ho questa confluenza, no, con questo ambiente, determinate cose per me non erano giuste, perché comunque io ho una formazione occidentale e quindi la mia società è una società che si basa sui diritti. Ci sono dei diritti, sì, ci sono anche dei doveri, ma noi abbiamo saputo che ci sono anche dei diritti. Quindi questa è la mia. E quindi alcune cose sinceramente non le consideravo giuste. E quindi sono sempre stata molto così, diciamo, un po' distante, no? da quella identificazione completa e totale con gli Hare Krishna, come li chiamano, che poi pure questo fatto degli Hare Krishna fa ridere, perché insomma non c'è Ma nessuno. sai, è la cultura popolare. Noi Ancora abbiamo. la storia, Pierpaolo, è questa, e sono molto contenta di aver conosciuto Paramacarumana Devi, che considero veramente per me una benedizione, cioè nel senso che è un passaggio ulteriore, no? Verso una conoscenza maggiore su quello che significa per me essere devota di Krishna, Certo, no? certo. No, ma infatti non è che l'induismo si oppone a Krishna, addirittura, cioè proprio sì. Tanto per dirne una, cioè la Bhagavad Gita, che è il testo più importante dell'induismo, dicevamo, cioè quando uno prende una carica governativa o fa una testimonianza in tribunale, un induista lo fanno giurare sulla Bhagavad Gita. Quindi la Bhagavad Gita è il dialogo tra Krishna e Arjuna, in cui Krishna dice molto chiaramente ad Arjuna che si può conoscere Dio soltanto diventando devoto, e specificamente dice Krishna diventa mio devoto. Quindi voglio dire, non è che l'induismo ortodosso non comprende la devozione a Krishna, per carità, cioè assolutamente la comprende. Il problema è che Lo yoga è dentro questa Bhagavad Gita, come no? Ogni capitolo della Bhagavad Gita si intitola a una prospettiva di yoga. Non so se hai notato, no? sì, Karma yoga, la yoga, parola Hatha di yoga, yoga, okay. Jnana yoga, eccetera, eccetera. Il problema anche lì, il problema è che lo yoga ha subito un po' di, come dire, confusione culturale, È ancora quello, presumo. per Yoga, meditazione. cui, per esempio, abbiamo il famoso Iyengar,
che gli Essayenger, che dovrebbe usciti Egger, ma proprio ci manca, che sei io. e ha cominciato addirittura il suo guru, che si chiamava Krishna qualcosa, e hanno cominciato questa idea del Vinyasa Yoga, che è lo yoga puramente fisico. Per cui pian piano hanno cominciato, purtroppo a causa del complesso di inferiorità degli indiani rispetto agli inglesi, perché Iyengar è proprio in pieno periodo coloniale britannico, no? Per cui il suo guru ancora di più, nel senso che il guru di Iyengar era stato impiegato da un reuccio del sud dell'India a insegnare arti marziali, ginnastica, eccetera, ai principi, perché volevano essere belli forti, capito? Cioè, questo è un'accezione particolare dello yoga che lo snatura completamente, perché lo scopo dello yoga è quello di superare l'identificazione con il corpo. Oggi come oggi lo yoga viene considerato una ginnastica per dimagrire, per essere in forma, cioè, No, no, che è sì. assurdo, completamente assurdo. Andiamo a vedere il Yoga Sutra di Patanjali, nel primo capitolo del suo libro, proprio all'inizio, verso 2, Patanjali dice, dà una definizione dello yoga. Cosa dice Patanjali? C'hai il microfono spento, Mani. Pratica, quello dice. Atta pratica, quel testo lì. Atta pratica. Yoga Hatha Pradipika non è un verso, è un titolo di un libro che non ha scritto Patanjali. Io sto parlando, no, Pensa un no. po', No, no, io so capito. Hatha Yoga Pradipika vuol dire illuminazioni sull'Hatha Yoga, ma non c'entra niente con Patanjali. Non l'ha scritto lui? No, no, no. Patanjali Pensa un scrive po', a Yoga me me l'hanno Sutra. dato. Yoga Yoga Sutra. Sutra. Vabbè, Yoga Sutra. Patanjali è uno che va indietro di parecchie migliaia di anni. E la definizione data da Patanjali all'inizio del suo libro, che è il libro, il testo più originario, più antico, più autorevole dello yoga, è che lo yoga è l'acquietamento dei movimenti della mente. I dritti. Esatto, dritti Ma migliori. infatti pensa che io quel testo lì non l'ho mai, cioè io sempre no, io Patanjali, io c'avevo questo testo che mi avevano dato, che pensava, io ero convinta, poi vabbè, non Allora, ma aspetta, te lo sono dico subito. Chi è che ha scritto Hatha Yoga Pradipika? Sì, è famoso, però pensa un po', guarda. è una roba E poi nuova. pensa, questo è un testo addirittura scritto a macchina. Ti ricordi la macchina di È una volta? scritto da un certo Svatmarana. Che non c'entra da Cicca Frusta con Patanjali, Infatti a ecco. me non mi è mai Allora, coinvolto no, questo no, pezzo. Quindi Patanjali non c'entra proprio niente con questo. assolutamente. Aspetta Allora, un po', guarda. la Pratipika è un classico del XV secolo, Sì, scritto 1400. da Svatmarana, che si collega con il suo lignaggio Dharmasendra Nath Deinatha, proprio con Patanjali. Ma guarda un po', Ma guarda. sei al Vedi? cubo! Uno non finisce mai di imparare. Brava, brava, infatti, perché io lo chiamo il centro di ricerche mediche? Perché dobbiamo ricercare e verificare, perché sai, Sì, ma chi guarda veramente siamo, questa cosa. no? Allora, ti dico subito, subito yoga, citti vritti nirodhana. Allora, yoga, citta, vritti, nirodhana. Lo yoga è il completo acquietarsi dell'attività della mente. Sì. Dimagrire? Nah. Cosa c'entra lo yoga per dimagrire? No, sono solo gli stupidi che pensano che lo yoga sia una disciplina.
sono gli stupidi, gli ignoranti. Mi dispiace per loro. Cioè, questa è la realtà, ragazzi. Cioè, yoga, datevi l'idea, yoga. Se volete, io adesso sto preparando appunto col mio nuovo sito, nostro nuovo sito, internet, c'è tutta la serie di corsi e seminari, per intenzione, e possiamo fare tutta una serie sullo Yoga Sutra di Patanjali, con sanscrito. Signori, infatti io volevo scrivere un libro sul vero scopo dello yoga, in cui rientravano abbondantemente gli Yoga Sutra di Patanjali. Quello è lo yoga, ragazzi. In questo senso anche Srila Prabhupada è stato molto importante. Ma infatti Prabhupada continua a insistere su Bhakti Yoga. Perché? Perché Prabhupada ce l'aveva con gli yogi, i karmi, gli ghiani, eccetera? Perché a quei tempi yoga voleva dire yang, che si arrotolava come un pretzel, no? Per fare tutte le cose, tutte le acrobazie più strane, per far vedere che lui era un grande yogi. Purtroppo questo sta ancora andando avanti in India, per esempio con Baba Ramdev, che è un poveraccio, insomma, è un vecchio. Posso fare una domanda? Dimmi. Prabhupada ci aveva, tra le cose che ho letto, nella sua dottrina, insomma, criticava la persona suprema, cioè la persona suprema e il Dio impersonale, ce l'aveva con gli impersonalisti. Allora, esatto. Anche qui è un punto molto importante, perché ai tempi, esatto, quando Bhaktivinoda e Bhaktisiddhanta hanno creato la Gaudiya Math, dovevano avercela contro la Shankaracharya Math. La filosofia Prabhupada è quasi un cristianesimo un pochino. Purtroppo, Prabhupada ha portato avanti il pacchetto cristianizzato confezionato da Bhaktivinoda. I testimoni di Geova dell'induismo. Ecco. Però, esatto. Sì, non è la prima volta che sento questa definizione, ma è azzeccata. Il punto è che questa non era l'idea di Prabhupada. L'idea di Prabhupada era molto diversa. Allora, posso fare una spiega? Un attimino, perché? Ok. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, come abbiamo detto prima, no? Lui è partito dall'India, dalla sua, diciamo così, dal suo retroterra, chiamiamo, background culturale, religioso, della Gaudiya Math, di Calcutta, del periodo coloniale britannico, del tentativo di rendere il Vaishnavismo Gaudiya rispettabile agli occhi degli occidentali, specialmente dei britannici, che avevano il potere di schiacciare l'induismo e ci stavano già provando. Quindi, per rendere l'induismo più rispettabile agli occhi dei cristiani, protestanti, britannici, e per estensione alla opinione pubblica mondiale occidentale, perché ricordiamoci che Vivekananda era andato a Chicago a fare la sua, diciamo, presentazione come ambasciatore dell'India e dell'induismo, quindi già ai tempi di Vivekananda. Vivekananda è prima di Prabhupada, no? Quindi è partito col suo valigino culturale. E la Gaudiya Math è stata fondata da Bhaktivinoda in un periodo in cui la Shankaracharya Math, che era
chiamata da Madhva, e adesso la Madhva Sampradaya era chiamata con il nome dispregiativo di Mayavadi, impersonalisti. Era invece l'organizzazione religiosa induista più importante e più rispettata. Quindi Bhaktivinoda ha posto la sua Gaudiya Math come alternativa alla Shankaracharya Math. E per distinguersi dalla Shankaracharya Math ha adottato l'approccio pestre e corna inventato da... Ups! Che fai? Che sta a fare? Che sta a fare? I fantasmini dei liker che stanno andando in paradiso. Ok. Allora, dicevano che ha adottato questo approccio pestre e corna che era stato creato da Madhva nel Medioevo per cercare di distruggere la Shankaracharya Math. Ora, se tu vai dalla Shankaracharya Math e li chiami Mayavadi impersonalisti, questi ti danno un ceffone e ti fanno volare dall'altra parte dell'oceano, perché è offensivo. Loro non si chiamano Mayavadi da soli. Assolutamente. La definizione Mayavadi è stata coniata dalla Madhva Sampradaya, che fa la distinzione tra Mayavadi loro e Tattvavadi noi della Madhva Sampradaya. Allora, Mayavadi significa coloro che seguono l'illusione, Tattvavadi significa coloro che seguono la verità. Noi abbiamo la verità e gli altri sono nell'illusione. Madhva riconosceva solo tre scuole di pensiero: la propria, cioè di Madhva, scusate, Madhva, quella di Ramanuja e quella di Adi Shankara. E per Madhva soltanto la sua, quella di Madhva, era valida. E il suo scopo nella vita era di distruggere le altre due scuole di pensiero. Poi Madhva ne ha fatte più di Bertoldo, con l'idea di distruggere qualsiasi altra scuola di pensiero, di devozione, eccetera, eccetera. Addirittura si è inventato dei libri. Si è inventato delle citazioni di libri mai sentiti da nessuno, mai sentiti nominare da nessuno. Si è inventato di quelle storie che non stavano né in cielo né in terra. Si è inventato che soltanto i brahmana di casta possono raggiungere la liberazione. Si è inventato che ci sono delle anime che sono eternamente condizionate. Ci sono delle anime materiali che sono condizionate per... non sono Satchitananda, perché sono materiali, sono materialiste, sono condizionate eternamente, ontologicamente. Cioè, si è inventato che Lakshmi è una normale jiva tra milioni di altre jive, una persona ordinaria. E via così, si è inventato delle cose che ho detto, ah, però, complimenti, signor Madhva. Tanto che Krishna Chaitanya stesso, quando è andato a visitare Udupi, il tempio di Gopala a Udupi, che è sempre stato fondato da Madhva, è sempre stato il quartier generale di Madhva e della sua successione disciplica, è entrato, tutti gli hanno detto, ah, guarda, è arrivato ormai avanti. Lui si è seduto a parlare con questi qua e alla fine gli ha detto, la vostra Sampradaya non vale niente. E ha preso, se n'è andato. Perché Chaitanya, ecco fatto, non è il momento. Perché Chaitanya, come praticamente tutti gli altri suoi compagni più intimi, apparteneva alla Shankaracharya Sampradaya. Era il Mayavadi, era l'impersonalista. Krishna Chaitanya. Voglio dire, ma lo vedi, cioè, nella Chaitanya Charitamrita c'è nel Chaitanya Bhagavata. Non ti sento, devi aprire il microfono, Mario. Micro, ma chi sei? Non c'è problema. Cioè, quindi il discorso che la
filosofia di Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, era contro i mayavadi impersonalisti. Perdo la pace. Io leggendo mi ha dato quell'impressione lì. No, no, è quello, grazie, è quello che vanno in giro imbrattando i muri, gli Hare Krishna, con i loro poster. Noi siamo contro i mayavadi impersonalisti. Non è che tu, la tua impressione deriva da chissà dove. Lo dicono loro, i disgraziati. Cioè, non è che te lo sei inventato te, eh? Purtroppo, hanno distorto il significato, perché è vero che all'interno della Sacra Sampradaya ci sono state delle persone che sono andate un po' fuori di melone dal punto di vista ideologico e filosofico. È verissimo, ma questo non ha niente a che vedere con Sacra Acharya. Questo non ha niente a che vedere con l'origine della Sacrificio Mati, della Sacrificio Sopradai. Così come oggi, vediamo un sacco di gente che afferma di essere seguace di Prabhupada e Prabhupada, se potesse, gli darebbe un ceffone anche lui, invece che passare dall'altra parte dell'oceano fa passare sopra l'Himalaya. Cioè, non dobbiamo imputare ai fondatori i peccati dei seguaci. Dimmi, Mario. No, ti volevo dire, forse potresti spiegare in maniera sintetica, no? Anche per Paolo, così, che differenza c'è tra impersonalismo e personalismo? Esatto. Allora, impersonalismo significa negare la personalità di Dio e dell'anima, negare il fatto che la Jiva e il Brahman, Paramatma, Bhagavan abbiano una personalità, abbiano, diciamo così, una individualità personale. E questo Adi Shankara non l'ha mai detto, non c'è scritto da nessuna parte, nessun Shastra. Io faccio spesso l'esempio della molecola di acqua. Gli Shastra fanno l'esempio della goccia d'acqua che va a fondersi con l'oceano. Ma questa è la stessa cosa che dice Krishna Bhagavad Gita, dice che quando uno raggiunge la realizzazione entra in me, si fonde in me. Cioè, Vishate vuol dire entra, si fonde. Entra, proprio entra, la parola entrare. Quindi la goccia d'acqua entra nell'oceano o nella idrosfera, chiamiamola come vogliamo, del pianeta, ma continua ad essere una molecola di acqua con due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Non gli toglie nessuno gli atomini suoi. Non è che tutto l'idrogeno diventa una sola cosa, tutto l'ossigeno, no, cioè l'acqua continua a essere una molecola di acqua. E questo dice Prabhupada, dice questo. No, questo lo dicono tutti, lo dice Adi Shankara, lo dicono tutti, mica Prabhupada. No, Prabhupada non dice così. Prabhupada non entra assolutamente nell'argomento proprio. Questo non lo dice Prabhupada, Prabhupada non ha mai detto una cosa così. Questo lo dico io, ma lo dico le scritture vecchie, non parlavano di molecole, parlavano di gocce. Prabhupada non ha mai parlato di gocce d'acqua che si fondono nell'oceano, perché se parlava di gocce d'acqua che si fondevano nell'oceano era terrorizzato all'idea che i suoi discepoli sarebbero corsi alla Sankaracharya Mata e l'avrebbero lasciato lì come un carciofo nel mezzo, da solo nel mezzo del campo. Cioè, trovami dove Prabhupada dice che la Jiva è una goccia d'acqua che si fonde nell'oceano. Provamelo, io posso sbagliarmi, mi posso sbagliare. Il mio motto è verificare. Andate e verificate. Come ci vedete, andate a moltiplicare. Andate e verificate. Ah, e poi, se tornate da me con una citazione specifica, io non ho problemi ad accettarla. Ma a me non risulta che l'abbia mai detto.
Carvalho è stato bene attento a non dare occasioni di confusione ai suoi discepoli, perché sapeva che i suoi discepoli non capivano una beata pizza. E lo stanno tuttora dimostrando, l'hanno dimostrato per 40-50 anni, continuano a dimostrare. Quindi il concetto di Mayavadi, come io ho avuto occasione anche in precedenza di accennare durante gli incontri, purtroppo si applica proprio al movimento Hare Krishna, i quali sono attualmente, sono diventati sempre più impersonalisti, perché fanno distinzioni materiali tra Krishna, Shiva e Vishnu, e noi, a noi solo Krishna, ragazzi, perché Vishnu no, Shiva è una personalità materiale, secondo loro, è un essere celeste, cioè un essere pitturato di blu, no? Secondo loro l'essere celeste. E l'anima deve essere impersonale, perché ogni volta che uno arriva al movimento Hare Krishna non viene tenuta assolutamente in considerazione il suo percorso personale, la sua personalità. Tutti quelli che arrivano al movimento Hare Krishna sono vuoto cosmico, lo zero assoluto, che devono essere modellati e formati da zero. Tu dimentica tutto quello che hai fatto, hai saputo, hai realizzato. Tu non sei niente, non sei nessuno. Te la diamo noi la relazione con Krishna. Tu devi solo credere, obbedire e combattere, come tutti gli altri soldatini in fila. Cioè, questo è il personalismo. Questo è il personalismo. Impersonalismo. E beh, Hare Krishna non è così. Gli Hare Krishna è così, ragazzi, dura la vita. Questi sono gli Hare Krishna, sono i più grossi impersonalisti che esistono. Parlano tanto di essere contro gli impersonalisti, ma loro sono peggio di tutti, come impersonalismo. Parlano tanto contro i Prakriti Sahajiya, che loro sono i più grossi Prakriti Sahajiya del mondo. Mi spiace, ma andate a verificare, ragazzi. Cioè, uno che ti dice che tu non hai una relazione con Dio, che te la devono dare loro, come lo chiami? Personalista? So. Come tu. Chiedo. Come i preti, uguale. Vai. Esatto. Uguale come i preti. Infatti la ISKCON è il Vaticano, la IRM sono i protestanti e le Godie Mat sono i cristiani ortodossi, quelli col barbomone, no? Che, che vanno su Monte Athos. Che non fanno venire neanche le capre perché sono femmine. Io vi devo salutare. Vi devo salutare, come ti chiami? Parama. Parama, esatto. No, vi saluto anch'io perché in effetti abbiamo fatto una certa ora, come si suol dire. Grazie per la partecipazione, alla prossima. Jai Jagannath, grazie mille. Ok.